ballatoio in pietra su cui affaccia il portone dell'abbazia. È aperto da 15 secoli, vi avevano assicurato i montanari in paese. Accolgono chiunque, ma quando arrivate lo trovate chiuso. Provi a tirare il pomello in legno del portone e provi a spingerlo, ma niente, come se la porta fosse cementata sui cardini. E come dicevo io, soci, scuote la testa Leo, si sono accorti che non siamo buoni cristiani e non vogliono più ospitarci. Per un po' vi guardate perplessi, poi Elvio prende a bussare alla disperata e grida: Messier, siamo chiusi fuori, Messier, Messier! Rischio calcolato, sempre rischio è, cambia forse il modo di avvicinarlo a sé. Devi confessarlo, quel giorno tu hai percepito netto l'odore dei guai. Mentre provate a tirare e spingere il pomello del portone, notate sul marciapiede opposto un uomo dalla testa calva e la barba canuta, la camicia arrotolata fino ai gomiti. Mentre vi arriva incontro, l'uomo vi osserva col suo sguardo color del ferro e non appena si fa più vicino, vedete che le sue braccia sono coperte di tatuaggi fino ai polsi. Benvenuti, amici! Mormora appena vi raggiunge e la sua voce dall'accento tedesco ha un che di stupito. Posa la destra sul pomello e anziché tirare o spingere lo fa ruotare senza fatica come fosse una maniglia. Di sollievo estremo il sospiro a cui vi lasciate andare osservando bene che sicuro stenta familiarità con l'entrata che temevate sorda. Annuncia l'uomo dalle braccia tatuate. Seguitemi, vi prego. E appena siete dentro, vi squadra uno per uno. Dormite qui, stanotte, o siete venuti per la messa? Domanda nel suo buon italiano, dall'accento grattugiato. Dormiamo qui, risponde Leo. Abbiamo prenotato, noi. Allora, vado ad avvertire i monaci, dice l'uomo. Per qualche motivo, la notizia sembra rallegrarlo. Torno subito! Torno in un attimo! Torno in un battibaleno! Assicurazioni, ovvio sono ok, soprattutto quando a mancare è la risolutezza che fino ad oggi Style Rock alle 93.5 alle 9.35.